Brutto scivolone del Pineto, KO a Legnago, 2-1 sul campo dell'ultima in classifica che prima d'ora aveva sempre perso 6 sconfitte in altrettanti incontri e ben 18 reti al passivo. In settimana il cambio del tecnico a Gastaldello e subentrato Contini che centra così la prima vittoria in campionato. In difesa torna titolare De Santis, davanti dal primo minuto Pellegrino e Gambale nel tridente completato da Bruzzaniti. Legnago a specchio, in attacco lo sloveno Demirovic e Palazzino a supporto di Sviderkowski. In apertura corner di Bruzzaniti, Martic tocca il pallone che si stampa sulla traversa, una sorta di flipper, forse un fallo subito dal centrale veneto che rischia un clamoroso autogol. Versante opposto, gran riflesso di Tonti, super parata sul colpo di testa di Sviderkowski servito da Demirovic. Passano 4 minuti, controllo da applausi di Borsoi che avanza e prova con l'esterno, Rigon respinge, si coordina Schirone, bersaglio sfiorato. Dall'altra parte, 29esimo, invito di Demirovic, davvero centravanti, Sviderkowski anticipa ancora De Santis e di testa infila l'incolpevole Tonti. 1-0 Legnago che torna al gol dopo 549 minuti di digiuno. Il Pineto accusa e rischia di subire subito il 2-0. Palazzino Puntavilla si accentra e scaglia questo fendente al lato di un soffio. Ripresa, Fabrizi per Dutu, Cudini passa al 4-2-3-1, davanti l'ex Latina e Gambale, ai lati Pellegrino e Bruzzaniti. In realtà solo Legnago, fermato dall'assoluto protagonista del match, Alessandro Tonti, al 10° doppia parata nella stessa azione su Sviderkowski e Franzolini, subentrato a Palazzino. 63esimo del sole Shakir per Pellegrino e Bruzzaniti, oggi in ombra, ma sono ancora i veneti ad insidiare la porta del Pineto. Qui chiara occasione per Franzolini, ipnotizzato da Tonti, che nulla può, 2 minuti più tardi sulla volée ravvicinata dello stesso Franzolini. 2-0 Legnago, ad un passo dal tris negato al 74esimo dal monumentale Tonti che devia sul palo il tiro di Zanandrea. Terzo gol cestinato al minuto 76 da Sviderkowski. Il Pineto si sveglia troppo tardi, ispirato da Del Sole, contrastato da un avversario. Baggi non calcia in modo pulito. A 9 dall'epilogo, Jenko accorcia di testa le distanze. Prima rete tra i professionisti per il 2005 Scuola Roma. Forcing finale, all'ultimo respiro ci prova Del Sole, ma reazione troppo tardiva. Pessimo Pineto. Per l'11 di Cudini si tratta del secondo stop stagionale. Migliore in campo Tonti, superfluo aggiungere altro.